Le proteste contro il Parlamento della Nuova Zelanda sono arrivate al 14° giorno. Il membro del Parlamento Chris Hipkins ha insultato i manifestanti con frasi tipo «Sono a favore della peste», «Sono un fiume di sporcizia», «Sono bestiali». Era mia intenzione vedere l'intervista originale di cui vedete una parte presa da un video ricaricato, ma osservate i sistemi di libera informazione quando cerco di accedere dall'Italia. Scusate, ma questo contenuto non è disponibile nella tua nazione. Si legge anche la restrizione nella barra in alto del browser. Comunque vi lascio il link e magari un giorno lo rendono libero e disponibile. Trovate invece un link audio di un post su Twitter di come stanno veramente le cose. Roxburgh. Ci sono letteralmente persone che minacciano di linciare politici e membri dei media. Soper. Oh, guarda che è stato esagerato dai media, che si stanno aggrappando ai vetri. Questa è stata la campagna di questo governo per screditare chiunque si trovi là, in quella protesta. Questi sono i manifestanti. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.